Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici, bentornati su Dark Souls 3, questa volta con una nuova, ragazzi, run di episodi. Sono sempre il vostro Sionto Silver. Per chi mi conosce, per chi ancora non mi conosce, benvenuti. E come da titolo andremo a fare oggi The Ringed City, appunto il secondo e ultimo DLC in questa run di episodi con il nostro Sionto Silver, il nostro personaggio di 4,90. Stiamo giocando ovviamente offline, voglio evitare le tossiche invasioni, quindi sostanzialmente durante un video non sono in mano simili invasioni. Poi ho sempre perpetrato la causa che non mi piace il PvP su sto gioco, quindi io principalmente gioco PvE, come ben sapete. Quindi partiamo con il nostro personaggio e andiamo avanti con appunto la nostra avventura. E se fosse successo che il nostro Sionto Silver durante la run della nostra playlist avesse inseguito Guy invece di uscire dal nostro DLC di Fride, qui avevamo sconfitto Fride, come vi ricordate, no? Ecco qua, partiamo da qui e abbiamo disponibile il passaggio per il cumulo di rifiuti. Se il nostro Sion avesse inseguito Guy al cumulo di rifiuti e non fosse tornato alla cappella dei diaconi, questa sarà proprio la sfida finale del nostro personaggio. Quindi proveremo a fare il DLC insieme in questa rana d'episodi. Ecco. Allora, attendiamo l'arrivo alla, come si chiama, al cumulo di rifiuti. Eccoci qua. Accendiamo il falò. Ed ecco. Questo, ragazzi, è il cumulo di rifiuti. Oh, your head's square on your shoulders, is it? I thought that clamoring tin can was the last, but here we go again. What is it you want from this old stone-humped hag? I've nothing for you, not a smithereen. I just like to stand here and take in the view. Abbiamo qualcosa di cui parlare, signora. Well, that came out of nowhere. You think an old stone-humped hag would be brimming with goodies? I've none of that, not a smithereen. Allora. At the close of the Age of Fire, all lands meet at the end of the earth. Great kingdoms and anemic townships will be one and the same. The great tide of human enterprise, all for naught. That's why I'm so taken by this grand sight. This must be what it's like to be a god. Avete capito? Allora, avremo in vendita da lei lo spadone fendifoglia, come vedete, delle monetine che vi possono servire. Io prenderò le benedizioni, che sostanzialmente ve ne può vendere una per tipo, quindi prenderemo le benedizioni. Questo ce l'ho già, ragazzi, lo spadone fendifoglia come arma, ma avremo modo di vedere qualcuno che lo usa a breve. Keep quindi your marvels intact, love. At least until I lose mine. Ok, abbiamo sentito parlare di un tizio, un uomo di latta. Buttati. Vedete, c'è l'icona di Gaia che ci dice di buttarci. Ma prima di buttarci, recuperiamo una brace. E poi seguiremo il consiglio dello zio Gaia, così diciamo, no? Come lo chiamava la pittrice di Arianis. Quindi l'era del fuoco volge al termine, è stato detto. E tutte le terre coinvergono in quel punto.
guardate là. Quel gigantazzo. Vediamo se possiamo fargli la finisher speciale. E questi nemici del DLC dispongono di una finisher speciale. Questa. Gli cadete in testa, vedete? E gli uccidete così. Qui, ragazzi, nel secondo DLC si farmano tanti di quegli oggetti interessanti, si fanno tante di quelle anime che è a dir poco interessante quello che possiamo fare. Allora, adesso vedete lì che si sono generati tutti queste specie di creaturine. Le secchiamo con un colpo, dai. Però ciò che ci interessa fare, l'unica cosa che ci interessa è raggiungere quelli lì. E crolla. Cosa importante, ragazzi, qua, guardate quanti ne appariamo. Quindi dobbiamo uscire fuori, vedete se possiamo andare in realtà e ci attacca. Quelli provano a prenderli, loro, i loro falcetti nebulosi maledetti, che è proprio, mi pare che sia proprio la loro arma. Ovviamente, ragazzi, saremo completisti più possibile per quello che conosco e cercheremo di raggiungere il massimo degli oggetti ottenibili. Quindi cercherò di farvi una guida su tutti gli item che si possono ottenere alla Ranked City. Ecco qui, falcetto nebuloso, come che è l'arma che usano questi specie di simili. Aiuto! Guardate i materiali che troviamo, Abbiamo già trovato delle scaglie e delle titaniti. E guardate i consigli, butta. Guardate lì. C'è un angelo che ci spara. Attaccarlo direttamente, quindi cominciamo col potenziarci per la zona che viene, perché avremo a che fare con due cavalieri di lotta. Vi ricordo, questa è una build dove ho potenziato un po' tutto e siamo una build con miracoli e stregonerie. Posso anche variare sulla piromanzia. Allora, tiriamoli fuori, dove cercheremo di gestirne uno alla volta. Sempre si abboccano. Siamo, vi ricordo, ragazzi, che siamo come da titolo in NG Plus, NG1. Guardate i pezzi di titanite che stiamo farmando per potenziare le nostre armi, veramente top. Anche il livello di anime che troviamo, quella è un'anima di campione, ragazzi, paga veramente bene. E adesso cominciamo ad andare a prendere il primo degli animali. Allora, qua i nemici saranno infiniti, quindi ciò che consiglio è fare tutto abbastanza in velocità. L'esplorazione viene consigliata in velocità in questa parte del DLC. Questo nebuloso qua
passaggio segreto. E qua, ragazzi, guardate, qui arriverà il mondo. Quindi abbassiamo la scala. Una frazione di secondo per farlo, eh. Guardate, questo si è umanità che si sono rese. Passiamo di qui e scendiamo. Abbiamo preso, come avete visto, la stregoneria oscura e l'anello d'argento. Nella cenere non ci facciamo. Guardate qui, queste cose andate ad impattare, fate un passaggio. E qui guardate cosa abbiamo, l'angelo. E adesso l'adorata vendetta da lui. Uccidete il mollusco e l'angelo cesserà di esistere per sé. Sono nemici unici. Appaiono una volta, ragazzi, ogni run, gli angeli, quindi possiamo gestire così. Allora, prima vedete che si è aperto un passaggio qua che prima non c'era. Adesso vi spiego bene il tutto. Allora, possiamo esplorare anche la zona dove stava sparando l'angelo. Qualcosa si è generato dietro di noi, avete notato? Ecco qua. E ce lo salutiamo. Allegramente. Gli facciamo ciao ciao con la manina. Qui troviamo un altro anello che è quello della protezione d'acciaio più 3 per difendere dai danni fisici. Lo sto usando anche io quell'anello lì, credetemi, veramente, veramente OP come anello. E qua potete proseguire. Allora, se andate di sotto, vedete che là c'è un passaggio, ve lo faccio vedere innanzitutto, tanto il tempo lo abbiamo, stiamo facendo una rana di episodi. C'è un altro messaggio di Gael, buttati, da qui non si risale. Poi arrivati là c'è un osso del ritorno, mi sembra, e dovreste rifarvi il giro della zona, poi, per fare entrambe le strade. Noi faremo la strada che mi interessa mostrarvi, ed è quella che ha più senso secondo me tra le due, anche per una quest secondaria del DLC che potremo esplorare insieme adesso. Ecco qua, noi passeremo qui, guardate cosa c'è là, l'uomo di latta di cui ha parlato l'anziana signora. Salve. Oh, look at you, you've got your head screwed on correct, fantastic. To meet a kindred spirit on this god's forsaken crag, call me Lap. I can't remember my real name, so let's just go with that. I have a feeling we're going to make a fabulous team. Oh, you'll see. You'll see. Oh, in all honesty, there's something I should tell you. I'm hollow. Yes. I try to play it off, but I haven't a clue about my past, who I was, or what I lived for. Not even my own blessed name. That's why I've come here, searching for the Purging Monument. Said to be in the Ringed City, where the pygmies who found the Dark Soul at the Dawn of Fire reside. All I can say is, those little stones aren't doing much to help me remember anymore. Allora, ragazzi, lui è là. Well, that's the long and short of it. So if I completely forget who you are, don't be wroth with me. Come on. What else can I say? I'm a bloody hollow, for heaven's sake. È un vacuo che però well, ragiona. That's the long and short of it. Quindi ci dice sempre le stesse cose. Noi possiamo procedere. È un vacuo, ragazzi, che ha mantenuto il senso.
qualcosa abbastanza strano che ho scoperto fino a questo punto giocando a DS. Provano a fregarli con l'umanità, eh. Allora, prepariamo il mercurio, la nebbia, io chiamo mercurio, ma in realtà si chiama nebbia pestilenziale, e possiamo scendere di qua per una strada extra. Allora, innanzitutto ci baffiamo. E corriamo qui. Ti consiglio di lasciare giù una nebbia pestilenziale. Lasciamo giù una seconda. Nel massimo bloccarsi non è così, così, eh. Ok. Con questa animazione che fanno questi mostri, come vedete, il cavaliere è la minaccia più grande di questa zona, in teoria. E qua troverete il proiettile curativo, un miracolo, ragazzi. Allora, si patina e per il prezzo che viene direi che ci diamo un'altra botta di... Ecco qua, di base. Aspettiamo. Questo mi frega quasi sempre. Fatemi vedere se è ancora qua sotto. Eccolo, scendi. Una grande anima, ragazzi. Ripoppiamo anche qualche Estus. Quasi shottato, da tutti i potenziati che siano. E qua troverete il loro vessillo da guerra. Ecco, l'arma che usavano questi cavalieri. Buttati, non morirai. Così disse il buon Gaio. Eccoci qui. Qua troviamo questi funghetti che ci possono dare il veleno, ci possono dare, abbiamo caricato, e qua accendiamo il nostro falò e ci riposiamo. Allora, prima di procedere in questa zona, gente, dovremo far apparire l'app qui, no? Noi potremmo anche andare avanti in questa zona, che sono le rovine del picco terrestre, ma per proseguire dobbiamo far apparire l'app esattamente qui. Quindi ciò che vi consiglio di fare è un viaggio rapido e tornare qui. Noi ci vediamo dopo aver appunto fatto questo viaggio rapido, quindi vi faccio un taglio di video che è meglio, e proseguiremo qui alle rovine del picco terrestre una volta che avremo fatto tutto. Rimanete con me perché entriamo nella seconda parte del nostro video. Ed eccoci tornati al cumulo di rifiuti, ragazzi. Come vi avevo detto,
è apparso l'app qui. Oh, I know who you are. Great to see you still in one piece. I can see why they call this the dreg heap at the world's end. Mangled remnants from every age and every land. It actually sort of lends credence to the old rumors that the ringed city rests below it all. Sotto tutto questo giace la città d'anello. Don't mind me. You needn't worry yourself with this nonsense. I just wanted to tell someone. And I'm sick of old Humpty. I should stay quiet. Wait. I'll make it up to you. By letting you in on a secret of sorts. Past here, you'll find the remains of a giant earthen tower, half submerged in a poisonous swamp. Not a very nice place to visit. Only, there's precious treasure in the thick of the swamp. I didn't have any use for it, you see. So, sorry, I left the whole package behind. If I get the chance, I could go fetch it for you. But if that's too long to wait, go nab it for yourself. I know who you are. A righteous warrior. Yes? With a solemn duty to boot. Well, grab that treasure. That's as good a duty as any. Una missione degna di te. Here, you'll find the remains of a giant earthen tower, half submerged in a poisonous swamp. Si dice che praticamente c'è una very nice place to torre velenosa, però c'è un tesoro prezioso da andare a recuperare. Quindi questa è parte della missione di Rap. E guardate un altro angelo, signori. Ripariamoci nel casotto. Qui scopriamo una cosa, che gli angeli attaccano anche i nostri nemici. Avete visto? Qui prendiamoci la brace. Non si è mai veramente al sicuro per gli angeli, eh? Sappiate solamente questo. Un altro di angelo, noi corriamogli sotto. Vedete che ci sta sparando. Non mi metto ad inquadrarlo, gente, se no andiamo avanti con il guerriero. Ok, ha deciso di puntarci al contrario. Ho subito dei danni, proseguite. Si patina. Allora, le cose essenziali sono levarsi l'angelo di torno. Passiamo di qua. E qui troverete il mollusco che controlla l'angelo. Eccola. Allora, ucciderlo così ci garantisce un'esplorazione tranquilla dei nostri titaniti della palude. Diciamo che possiamo esplorare più tranquillamente la palude. Adesso vedete che là avanti abbiamo una specie di gobellino, come si direbbe. Ecco, vanno giù con un colpo. Avanti sta arrivando una piromante con due di quei gobellini. Noi ci potenziamo in vista di questo scontro. E li aspettiamo. Lei ci attacca con piromanzie, noi dobbiamo levarci i gobellini di torno prima. E ora può toccare anche a lei, leggermente. Zoe, la piromante del torno, perché è molto forte. Speravo finisse di sotto. Si patina lei, si patina noi. Si patina.
Ok, è caduta di sotto. Non so se l'abbiamo uccisa. L'idea sarebbe quella. Ma ora faremo una cosa. Allora. Avrei preferito ucciderla qui. Troveremo il cappuccio del suo set. E qui scopriremo che gli angeli, ragazzi, erano due. Proteggiamoci. Dobbiamo lasciarci cadere esattamente in questo punto. State attenti che se prendete le assi vi fate veramente male. E scendiamo. Questo è il primo obiettivo della palude in cui siamo. Levarci di torno i due angeli. Adesso proseguiremo e prenderemo tutto qui nella palude. Non è grande come zona, eh? La morte dell'altro angelo. Non ce la fanno vedere, ragazzi, da questo punto, ma sappiate che abbiamo abbattuto l'altro angelo. Allora, di qua, da quel che so, non si va da nessuna parte, però potete lasciarvi cadere su quella radice lì. Se la prendete giusta, andate subito ad eliminarvi l'angelo. Io sti rischi preferisco non correre, anche perché non l'ho mai fatto una cosa del genere. E ora, guardate bene quella rupe, quella roccia, e il fatto che finisca in quel gigantesco albero verso cui collide tutto il mondo. Almeno dove si sta piegando tutto questo mondo. Ecco qui. È importante, signori, che ci siamo veramente levati l'angelo di torno. Ed è la prima cosa che vi suggerisco di fare, è levarvi gli angeli. Allora, scendiamo. Perfetto. Adesso abbiamo questa zona. Prendiamola così. Come vedete le cadute non sono... Nella cenere non vi fate tutto sto male che si può pensare. Scendiamo di qua. Ci sarà un altro... chiamiamo i gobelini, poi non so... questa specie di ladri, come Greyrat, come skin. E qua otterremo lo scudo della porta gigante. Sono due portoni che vi permettono di creare uno scudo doppio. Arma ignorantissima che non mi interessa utilizzare, gente. Quindi, però, siete liberi di sperimentare, eh? La veste che fa parte del set delle piromanti. E qua dietro un altro pezzo di titanite, se ricordo bene. Perfetto. Allora, gente, dobbiamo fare il giro almeno un paio di volte per fare tutto in questa zona. Siamo pronti a ritornare senza gli angeli, che è ciò che è veramente importante, nella palude. Ora qui sarà abbastanza impossibile non venire avvelenati, eh? Quindi, ecco qui, ci stiamo tirando su il set della piromante del deserto. Se venissi avvelenato ho comunque gli oggetti per curarmi, davvero. Questo qui è l'oggetto che vi serve per curarvi dal veleno. Allora, passiamo di qui. Qui trovate l'anello della cloranzia più 3.
Io lo uso praticamente su tutti i miei personaggi. Ecco qui, abbiamo uno di quei giganti qua sotto. Infami che ci danno il veleno. Allora, qua dobbiamo fare una cosa, eh. Ricordate l'app che ci ha parlato appunto del tesoro? Il tesoro è qua dietro, il nemico non vi attaccherà per un po', quindi ci spostiamo prima che ci possa attaccare. E il tesoro era per l'appunto una lastra di titanite. Niente male, veramente. Non credo faremo in tempo. Aia, ci hanno avvelenato. Vabbè, dovremmo reggere l'avvelenamento senza usare oggetti secondari o altro. Allora, qua. Un pezzo di titanite. Non è mio interesse andare a sfidare quei giganti inutilmente. Ok, tenete per il zoma qui come item. Giro della palude, ve la mostro tutta. Ecco qui, abbiamo un altro oggetto, tranquilli che si va a prendere tutto. Ecco. Allora, là c'è un altro di quei giganti. Qui trovate il loro spadone, un'arma veramente incredibile. Perdo più di tanto tempo a combatterli, anche perché sono veramente coriaci. Ecco, okay, trovo il mosso del ritorno, come vedete. E adesso, qui abbiamo preso praticamente tutto nella palude. Si torna indietro. Si patina, tanto le abbiamo. Prendiamo ancora le radici qua. E di qua, dove abbiamo affrontato Zoe. Ora lei è caduta di sotto di qui, giusto? La caduta dovrebbe essere stata fatale. O era caduta di qua? Era caduta di lì. Lei vi lascia una piromanzia che mi spiace non mostrarvi, sostanzialmente. Quindi potremmo usare un anello del gatto e andare a vedere lì sotto. Per vedere se è morta lì. Io mi ricordo che era caduta qui. Quindi ragazzi, anello del gatto.
e auguriamoci buona fortuna. Allora, per completismo volevo cercare dove era finita, ma molto probabilmente c'è morta senza nessuna remora. Allora, se succede questa cosa, vi dà il ventaglio di fiamme, la piromanzia che ci usava contro. Se succede questa cosa, gente, io non avevo visto neanche che ci aveva dato le anime la sua morte. Se succede questa cosa, probabilmente tornando qua, rifacendovi giro, troverete il loot per terra. È una piromanzia che non è che sia... cioè, è forte in PvP, da quello che so, però... niente, ragazzi, è andata così. Comunque, sappiate che noi Zoe l'abbiamo battuta perché non c'è più. Poi tornerò io a cercarla al massimo. O al massimo vi metto post-credit la scena che raccolgo il ventaglio di fiamme. Allora, torniamo di qua. Facciamo questa cosa, ottimizziamo i tempi. Qui abbiamo un altro messaggio di Gael, vedete? Buttati, non morirà. E qui c'è sempre lui in trasparenza che ci indica di fare questa cosa. Ecco qua, e arriviamo a un nuovo falò. Allora, adesso prendiamo il falò, riposiamo e viaggiamo velocemente alle rovine del picco terrestre. Quindi questo è tutto per la nostra prima zona, eh? Quindi ci stiamo avvicinando al cliffhanger finale, ragazzi, del nostro... del nostro primo episodio. Lo sto facendo lungo, ma vorrei sbrigarmi la breve. Ecco, siamo tornati al cumulo di rifiuti. Oh, look at you. You found the treasure. Dashing. Just dashing. You'll make good use of it, I'm sure. Now, this is a little toast from me to you. Ci dà il decotto di Sif. But, bottoms up, to the greatest warrior there is. Al più grande guerriero di Sif. This really is a dreg heap at the world's end. Mangled remnants from every age and every land. It actually sort of lends credence to the old rumors. Allora, ci dice sempre le stesse cose. Abbiamo ancora quel loot da prendere, come vedete, quindi lo andremo a prendere, ecco qua, titanite scintillante, perfetto, e torneremo adesso, una volta che l'app, e abbiamo parlato, abbiamo fatto vedere che abbiamo preso l'astra titanite, torneremo alle rovine del picco terrestre. L'app sparerà da lì, e quindi la sua quest staremo facendo nel modo giusto, e siamo pronti proprio per la parte finale della nostra prima parte del DLC. Un po' un gioco di parole, ragazzi, ma va bene così, dai. Allora, vediamo, aspettiamo. Ok, allora troveremo un simbolo di evocazione che è Gael il cavaliere schiavo. L'avevamo già evocato contro Frida perché ha seguito la playlist che poi vi lascio in descrizione del nostro NG Plus, no? Ecco qui, hai evocato Gael il cavaliere schiavo, e facendo le cose giuste troverete anche l'evocazione di Lap lo smemorato. Allora metterò momentaneamente la lama consumata perché ci servirà, e ora ci potenzieremo e potenzieremo anche noi. Andiamo, buttati, non morirai, e noi seguiamo il consiglio dello zio Gael, così diciamo.
di meglio di due demoni. Non uno, ma due demoni. Che so, sono deboli al seminamento. Infatti abbiamo preparato, come avete visto, la lama consumata, che farà una delle armi più forti per fare danno da sé. E poi sta di sanguinamento. Che ce li abbia addosso tutti e due i miei compagni, hanno intenzione di far qualcosa, di dare una mano. Sulla buona da tutti i vostri. Allora ragazzi, io mi sembra di averli addosso tutti e due io. Poi non è un boss fight particolarmente difficile, eh. Soprattutto con l'arte. Vieni qua. Allontaniamoci. E qua? Ok, sono riuscito a curarli. Ok, arrivato. Allora, mo si è arrabbiato il nostro principe. Tempo di curare, cioè di ripoppare vita, per le due forme c'è creata quella che è peggiore. Qui farò spinta verso l'alto e farò una pioggia di fiamme. Magari se corre, ragazzi, cosa dite? Dai, dov'è? Sta subendo tantissimi danni. Cerchiamo di curare. Forse abbiamo curato in tempo. Si patina, vai, vieni, dai. Abbiamo fatto il nostro meglio per curare Gal, dai, se dobbiamo anche menare il boss. Ci abbiamo fatto. E ora sto nuovamente chiamando la pioggia di meteore.
controlliamo perché non correre con questo PG. Vieni qua. Stiamo repostando il più possibile, eh. Aia, che botta, ragazzi. Guardate là che sta fuibita davanti a lui. Vai, bel colpo secco. Andiamo. Ci ho dato il sole, ragazzi. Otteniamo l'anima del principe Demone. Ci ha fatto vedere un attimino i sorci verdi in un paio di punti, ma dai, così non è stato così male. Allora, ragazzi, io dico che ho fatto veramente tanto di registrazione per questo episodio, quindi è stata una battaglia veramente impegnativa contro i principi Demone. Ci riposiamo, meritato riposo dopo questo lungo video, e noi ci vediamo per il prossimo video della città d'Anelli, sempre qui sul mio canale. Io vi ringrazio di aver visto questo video. Se vi è stato utile per recuperare tutti i loot della zona e quant'altro, vi chiedo di piazzare un pollice su, un like, oppure vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale per sapere quando, se vi piacciono i miei contenuti, quando caricherò online un nuovo episodio della città d'Anelli, proprio la nostra sfida finale del nostro Sion True Silver. Quindi noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao a tutti, e ovviamente vi ringrazio di aver visto questo video.